Ha chiesto di parlare la senatrice Bongiorno, ne ha facoltà. Signor Presidente, senatrici, senatori, iniziamo con una domanda. Come mai ci sono state queste tre domande di autorizzazione a procedere su fatti palesemente collegiali e in tutte e tre le domande si chiede solo di processare Salvini? Vedete, nel caso di Ciotti, non so se qualcuno lo ricorda, addirittura il Premier e alcuni dei ministri competenti decisero di presentare delle memorie per dire attenzione. Noi abbiamo partecipato collegialmente ai fatti, quindi noi ci sentiamo di sposare l'operato di Salvini, come dire, fateci processare anche a noi. Negli altri due casi non ci sono state analoghe memorie, ma ci sono ampie dichiarazioni pubbliche che ho richiamato anche nel primo intervento, nello scorso intervento. Eppure nulla. Io non ho una risposta tecnica da penalista, perché vedete, il concorso nel reato c'è ogni qualvolta più persone condividono, a prescindere dal ruolo che ciascuno ha. E allora io mi pongo un'altra domanda. Poco fa Salvini diceva: io lo so, qui ormai avete deciso di votare contro di me. Allora chiedo: quale sarebbe stato l'esito del voto oggi? Se la domanda di autorizzazione a procedere oltre Salvini avesse incluso anche Conte e gli altri ministri competenti. Mi dispiace, sentite bene queste parole, poi vedremo che senso hanno, alcuni le hanno ricordate. Mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'Interno interviene perché questo non avvenga. E non capisco cosa c'entri la procura di Agrigento. Sbaglio? Paolo Auriemma, capo procura Viterbo. E attenzione alle parole, perché le abbiamo lette, ma vanno comprese. No, hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo. Luca Palamara, potentissimo, influentissimo componente del CSM, capace di condizionare le carriere dei suoi colleghi, ex presidente dell'ANM, dice prima queste parole, perché ogni parola ha un senso. Hai ragione. Quindi io, Palamara, reputo che è vero che Salvini interviene affinché non ci siano ingressi illegittimi, è vero che sta facendo il suo dovere, è forse anche vero cosa c'entra la procura di Agrigento. Ma ora dobbiamo attaccarlo. È il dobbiamo che mi impressiona enormemente. Noi, perché viene usato il plurale di chi? Lui parlava con un magistrato. Ergo, noi dobbiamo, noi magistrati, non è che possiamo attaccarlo, dobbiamo attaccarlo, anche se sta dalla parte della ragione. Allora, quello che vi chiedo è, qualcuno ha voluto un po' derubricare queste parole dicendo, ma alla fin fine forse erano delle chiacchiere tra amici, delle chiacchiere tra privati. Allora io ho cercato di vedere. Vi dico di più, ne voglio vedere ancora di più di queste intercettazioni. Ho trovato un'altra intercettazione che forse fa capire se erano o meno chiacchiere da privati, tra privati o se c'era qualcosa in più. Indovina chi è il presidente del Tribunale per i ministri del Tribunale di Palermo? Io. Cioè, questa guerra dichiarata a Salvini era talmente nota, quantomeno tra i magistrati, da indurre chiunque si trovava ad avere un fascicolo in mano che riguardava Salvini a scrivere immediatamente a Palamara. Lo sai chi se ne occupa io? È stranissima una cosa del genere. E sapete cosa risponde Palamara? Sempre sobrio, discreto. Che tutela le istituzioni? Grande!
grande. E poi conclude dopo la chiacchierata, pensate, io sono sempre con te, un abbraccio forte. Considerate che quasi tutte le chat si concludono di Palamara con un abbraccio. Qui forse era una figura particolarmente importante, in quel momento l'abbraccio è forte. Quando sono venuti alla luce questi messaggi, un po' per 2 o 3 giorni tutti si sono scandalizzati sui giornali e poi si è detto, tutto sommato c'è un processo a Perugia, vedremo cosa succederà. Il processo di Perugia, per chiarezza, verificherà se gli eventuali reati a carico di Palamara sussistono. Ma io mi pongo un altro problema. Se quelle non erano chiacchiere private, perché non mi sembrano chiacchiere private, visto che tutti sapevano quello che era l'obiettivo di Palamara, questo invito di Palamara è rimasto soltanto in quella chat o per caso ha avuto conseguenze? Allora, vediamo un po' di date. Lo sapete di che data è quel messaggio? Agosto 2018. Matteo, a partire da quando iniziano nei tuoi confronti le varie domande di autorizzazione a procedere? Agosto 2018. E da allora abbiamo qualsiasi tipo di ritardo o di diniego allo sbarco illegittimo che si trasforma in sequestro. Diciotti sequestro, Gregoretti sequestro, Open Arms sequestro. Si dirà, ma forse perché alla fin fine Salvini comincia a operare in quel momento e quindi effettivamente è da quel momento che si configura un reato. La risposta è, mi dispiace, ma non è così. Perché le stesse identiche condotte, cioè ritardo o diniego, si verificano anche successivamente senza conseguenze penali. Ottobre 2019, governo Conte 2. Governo Conte 2 è caratterizzato da porti spalancati, ma non sempre. L'Ocean Viking viene bloccato in mare per 11 giorni perché si era in attesa del voto per le regionali in Umbria. Considerate che il tempo che è stato considerato penalmente rilevante per Salvini va dal 14 agosto al 20 agosto. Qui si tratta di 11 giorni. Gennaio 2020, governo Conte 2, sempre Ocean Viking, vicino Taranto, 403 migranti, 149 bambini, attende 4 giorni prima di avere l'ok. Nessuna conseguenza. E allora, quello che io mi chiedo è questo. Esiste per caso nel codice penale italiano una scriminante che prevede che se il sequestro è per fini elettorali, il sequestro è lecito? Perché altrimenti non si spiega la differenza. Quello era un presunto sequestro per tutelare la patria e quello era un sequestro per fini elettorali. Ma attenzione, io noto 2 pesi e 2 misure anche su un altro fronte. Sapete chi è Creus? Sapete chi è Creus? È un personaggio importante. A volte pure fa delle interviste con Baricco e altri. Comandante Open Arms, cosa succede a Creus? Sappiate che Creus è il comandante sia dell'Open Arms oggetto di questa domanda di autorizzazione a procedere, sia di altri viaggi fatti da questi Open Arms nel passato. Cosa succede a Creus? Nel marzo del 2018 era per caso ministro Salvini? No. Bene, Open Arms col comandante Creus fa il solito giochino di chiedere con insistenza di arrivare in Italia, sbarca in Italia e scatta un processo a carico di Creus per reati gravissimi.
Oggi esiste, prima c'è stata una bella richiesta di rinvio a giudizio, Reig Creus Mark. Sapete per che cosa è imputato? Violenza privata. Perché anziché dirigersi verso Malta, punto di sbarco più vicino, e richiedere alle autorità maltesi l'indicazione di un porto, così come previsto dalle convenzioni internazionali e come indicato dallo Stato di bandiera, si dirigeva verso le coste italiane, costringendo le autorità italiane a concedere l'approdo. Creus è un violento, violenza privata. Secondo capo di imputazione, favoreggiamento all'immigrazione, tra l'altro è il terzo comma, quindi è considerato tra gli organizzatori di questo favoreggiamento. Quindi, a marzo 2018, Creus è un delinquente. Cosa succede al Creus delinquente? Creus delinquente, secondo quella richiesta di rinvio a giudizio, è a bordo della Open Arms all'agosto 2019. E Salvini vi ha già ricordato che Creus per 4 volte rifiuta la possibilità di sbarcare i migranti. Vediamo quali sono queste volte. Intanto in data 4 agosto Malta c'erano condizioni meteo straordinariamente brillanti. Malta invita immediatamente Creus a rivolgersi alla Spagna, raggiungibili in 2-3 giorni. Quindi Creus in data 4 agosto poteva raggiungere la Spagna e raggiungerla il 7-8 agosto. C'è una bella risposta di Creus, non se ne parla. 10 agosto, Malta a questo punto decide di autorizzare lo sbarco di alcuni migranti. Quindi Creus, che vuole salvare i migranti, ha da Malta l'ok, Malta dice dammene parte, e Creus sapete cosa risponde? Non voglio fare ingiustizie a bordo. C'è una lettera in cui dice questo creerebbe problemi perché io a bordo più razze, se faccio scendere una razza, l'altra razza ci resta male. Ma scusa, ma chi ha preso tutte queste razze? E non fa scendere i migranti. Il 18 agosto, primo ok spagnolo, e la risposta di Creus è la seguente: troppo lontano arrivare fino allo stretto di Gibilterra. A questo punto, giustamente, Toninelli si fa carico di dire ma allora ti aiutiamo noi, Creus. Signori, per chiarezza, Toninelli non è nella domanda di autorizzazione a procedere, giusto per evitare equivoci. Toninelli a quel punto dice, c'è una dichiarazione pubblica in cui dice a me non sembra in buona fede Creus, è una dichiarazione che troverete ovunque, vi accompagniamo noi con le nostre navi. E Creus risponde a Toninelli, no grazie. Il 19 agosto, per eliminare ulteriori alibi, si indica un porto ancora più vicino, Gibilterra. Creus rifiuta per la 4ª volta. Allora, la mia domanda è, se c'è una situazione di pericolo e tu hai la possibilità per 4 volte di uscire dalla situazione di pericolo e dici di no, tu sei uno che se la va a cercare o no? Quello che è stupefacente di Creus, Creus cattivissimo quando c'è Minniti, Creus buonissimo mentre c'è Salvini, è che Creus in questo caso non ha imputazioni. Sapete chi è che ha l'imputazione di rifiuto? Rifiuto? Matteo Salvini, perché oltre al sequestro ti segnalo che ti hanno dato anche il rifiuto di atti di ufficio. Quello rifiutava, ma il reato lo davano a lui, che è il re Mida del reato, dove tocca il reato. Dopo che Salvini si prende il sequestro di persone, io voglio fare una domanda. Se io mi trovassi in una stanza chiusa, e in questa stanza ci fossero 5 porte, 4 aperte e 1 chiusa blindata, e io anziché dirigermi serenamente verso le 4 aperte, cercassi di forzare quella chiusa, io sarei vittima di un sequestro oppure sarei una pazza scatenata che cerca in tutti i modi di forzare una porta? Vedete, io sono straconvinta che
Ci sono situazioni diverse che non bisogna mai fare di tutto l'erba un fascio, ma è anche vero che tra alcune di queste barche, mi sembra che di queste navi, mi sembra che si stiano iniziando a fare un po' di capricci. Lì non vado, lì non vado, lì non vado, lì non vado. Quindi ci devono spiegare perché non vanno. Ed allora io credo che quando voi parlate di interesse pubblico, sto concludendo, quando si parla di interesse pubblico, forse si deve anche tener conto del fatto che c'è un interesse pubblico anche a evitare che soggetti che hanno accuse pesantissime come favoreggiamento entrino in Italia. Ve lo siete posti questo problema? E vorrei dire un'altra cosa. Voi che adesso state rapidamente per andare a votare, per mandare a processo Salvini, siete a favore di Creus. Vorrei segnalarvi un fatto che forse vi è sfuggito. Sapete cosa è successo il 5 febbraio 2020? A Ragusa è iniziato il processo a carico di Creus. Quindi Creus, che oggi chi vota contro Salvini dice che Creus è per bene. Bene, chi sostiene questo governo sappia che il governo si è costituito parte civile contro Creus il 5 febbraio scorso. Sapete chi si è costituito parte civile? Si è costituito... Senatrice, concluda per cortesia. Istituita parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Interno contro Creus. Ed allora io concludo dicendo che il giudizio sulla politica dell'immigrazione del Ministro Salvini verrà definitivamente sottratto alla valutazione della storia e dell'elettorato e lo affiderete alla magistratura. Secondo me, un giorno voi capirete quello che state facendo, perché state facendo fare dei passi indietro al Parlamento. Oggi chi vota per mandare a processo Salvini fa esattamente quello che chiedeva Palamara. Attacca Salvini pur sapendo che Salvini ha fatto il suo dovere. Siete dei parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara!